L'archivio della Fondazione Inda è ricco di materiali, alcuni manifesti sono qui esposti da molto tempo. La tradizione vuole che ogni anno il manifesto venga realizzato da un artista contemporaneo. Ultimamente alcuni artisti sono rivelati disponibili anche a donarci i bozzetti del loro lavoro o anche delle loro opere, per cui abbiamo avuto una donazione di Paolo Scirpa, abbiamo avuto una donazione da parte della signora Pupillo e stiamo pensando, è un piccolo sogno, di far crescere attorno a questo un piccolo nucleo espositivo dei nostri manifesti, dei lavori degli artisti che lavorano per noi e magari anche dei nostri materiali più significativi. Sì, è contornata da una scrittura automatica molto fitta che potrebbe somigliare ad un frattale, ma il frattale è una costruzione scientifica fondata su algoritmo, mentre questa è una cosa automatica. Io non ho nemmeno l'idea di che cosa sia un algoritmo e nemmeno l'idea di che cosa sia la matematica e i numeri, perché già l'ho detto, per me i numeri sono solo segni grafici, quindi che poi si possa accostare ad un fatto scientifico questa mia scrittura non lo so.